È la notte degli esami, al San Paolo vietato sbagliare per Napoli e Inter, fra oggi e martedì a Lisbona col Benfica, sono le 5 giornate del Napoli che possono svoltare una stagione, i 35.000 del San Paolo si uniscono al ricordo delle vittime della tragedia aerea in Colombia, Sarri recupera il Biol Dominus della difesa, rilancia Gabbiadini al centro del tridente con Mertens squalificato, Pioli 7 punti in 3 gare, sceglie una linea difensiva che farà discutere con Ranocchia e Miranda centrali, Perisic, Banega e Candreva dietro Icardi, arbitra Rizzoli, 2 minuti e il Napoli è già in vantaggio. Vantaggio, azione corale tutta di prima, è regolare la posizione di Caglion che serve l'assist per il colpo al volo nell'angolino, Zielinski che sblocca il risultato, 6 minuti e Hamsik col sinistro fendente in diagonale fa già 2-0, micidiale 1-2 della Napoli, Inter subito in ginocchio, troppo lenta la retroguardia nerazzurra, davvero le discussioni saranno infinite, al decimo si fa vedere l'Inter, Candreva il primo tiro non nello specchio. Al tredicesimo Gabbiadini scelto quest'oggi al centro del tridente, prova col sinistro, impegna in tuffo Handanovic. Al quattordicesimo la conclusione è ancora di Zielinski fuori misura. Al diciannovesimo Lorenzo Insigne la mette al centro, il colpo di testa di Gabbiadini non trova lo specchio della porta e si rivede l'Inter, in un minuto è Icardi protagonista, fischiatissimo dal San Paolo, l'uomo del gran rifiuto, fino a 70 milioni rifiutati dall'Inter, qui si gira e la palla sfiora l'incrocio dei pali, Reina c'era, passano pochi secondi, ancora un'imbucata e solo davanti a Reina che mura letteralmente il centravanti argentino, che occasioni sciupate, ci ripensa su. 29esimo, Hamsik si mette in proprio, il raso terra, c'è sempre il capitano partenopeo, strepitosa la sua prestazione. Handanovic a terra, al 31esimo occasione sciupata dall'Inter, Candreva per Icardi, ma al centro non c'è nessuno pronto alla bisogna. Al 34esimo ancora un'imbucata per Icardi, ci prova col destro, Reina è inserata e lo mura ancora. Al 36esimo partita che non ha pause, Gabbiadini il fendente non trattiene Handanovic, poi la difesa stavolta la sbroglia. 43esimo Hamsik impegna ancora col sinistro, non si arrischia, Handanovic allontana la palla dopo il tacco di Gabbiadini, si va all'intervallo sul 2-0 per il Napoli. Nella ripresa al terzo centra il pallone Candreva con una mezza volée, poi il destro a giro di Perisic sfiora il palo, l'Inter prova a riaprire subito la partita con un approccio più determinato in questo avvio di ripresa, ha urlato molto Pioli nello spogliatoio. Al quinto minuto sullo sviluppo dell'angolo Handanovic salva sotto la traversa su Goulam, ancora il cross di Goulam dalla bandierina, il tocco delizioso di Albiol e la demi volée stavolta di Lorenzo Insigne, tornato il magnifico, tornato Lorenzinho, guardate dove mette la palla, dove davvero Handanovic può fare solo lo spettatore. 3-0 Napoli, decimo minuto, deve uscire con la testa Reina per sbrogliarla su Icardi, undicesimo Handanovic su Hamsik, c'è sempre mare chiaro Hamsik, ma anche Handanovic in questo caso. Ancora al ventesimo il piattone in diagonale sul primo palo è di Gabbiadini che ci prova e ci riprova ma non trova la via del gol per sbloccarsi anche psicologicamente. Al ventitreesimo occasione clamorosa per l'Inter, ancora vicina al gol Candreva, poi Perisic diventa pericoloso da fuori, il tiro è parato da Reina, era abbastanza centrale però per l'esterno nerazzurro. Ancora Brozovic si accentra, prova la conclusione al lato di un paio di metri. Un minuto e ancora Brozovic ci prova, questa volta la deviazione in angolo. E al trentesimo finalmente esce per l'ovazione Hamsik ed entra l'oggetto misterioso Rogga. Applausi del pubblico, si riducono le distanze anche fra De Laurentiis e Sarri. De Laurentiis aveva chiesto di impiegare questo gioiello pagato 13 milioni e mezzo dalla Croazia. Qui è Palacio che mette a dura prova i riflessi di Reina e qui non ci arriva in demi volée Gabbiadini, applausi comunque del pubblico che gli vuole bene, lo sostiene. Al novantesimo più difficile sbagliare, Perisic incredibile, schiaccia la palla di testa e la mette fuori, poi il triplice fischio dell'arbitro Rizzoli, l'arbitro della finale mondiale 2014 fra Germania
e Argentina, finisce 3-0, la delusione di Pioli che abbandona a testa bassa il campo dopo la sconfitta col Berceva e l'eliminazione in Europa League e la prima sconfitta in campionato. Aveva fatto 7 punti in 3 gare la squadra nerazzurra, pareggiando anche il derby in extremis. È soddisfatto Sarri, per il momento la sua squadra si porta a quota 28 in attesa delle altre gare, alla pari con Lazio e Atalanta. Ha fatto esordire Rog, ha ridotto come detto le distanze con De Laurentiis, ha dato fiducia a Gabbiadini che è stato ripagato dal pubblico, che torna a cantare quello che era diventato l'inno che aveva portato alla gloria fino al record dei 36 gol il Pipita Higuaín. Ora è Lorenzinho che abbandona così il campo. Siamo in chiusura, il migliore Amsic, il peggiore con Dogbia, e dal San Paolo è veramente tutto. A voi la linea.